Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video della nostra serie Le Mondmas, quindi i nostri video dedicati a Natale, quindi i nostri Vlogmas. Allora, oggi vi farò vedere tre acconciature super super facili, super veloci e che non richiedono troppi strumenti strani e vi farò vedere anche la realizzazione di questo make-up che ho fatto qualche giorno fa. L'ho pubblicato su Instagram e ve ne siete innamorati, quindi sì, spero che il video vi piaccia, spero che tutto ciò che vi faccio vedere vi piaccia. Se ricreerete o il make-up o magari le acconciature, fatemelo sapere con un commentino qui sotto e nulla, io vi lascio il video, un bacione e ci vediamo alla fine, ciao! Vi faccio vedere velocemente i prodotti che utilizzo per fare la base così poi velocizziamo il tutto. Bene, a questo punto che abbiamo fatto la nostra base, passiamo agli occhi. Io ho utilizzato principalmente la iconica di Spotify, ogni volta dico Spotify, dico Smifi. I vari colori poi ve li faccio vedere in sovraimpressione perché sennò vi dovrei ogni volta far vedere la palette ed è un casino. Questo make-up, ve l'ho detto mille volte, è super super semplice e adatto anche alle persone che non sanno truccarsi benissimo, che comunque non hanno una manualità eccelsa. Allora, prendiamo un bel pennellone da questa parte, grande grande, da sfumatura. Questo qui è ancora zozzo perché non l'ho pulito da quando mi sono truccata l'ultima volta, e cominciamo a fare la nostra sfumatura. Quindi io prendo il fucsia e poi prendo il pervinca violaceo un pochino più scuro e faccio appunto questa sfumatura, ma proprio una roba, cioè, tranquillissima, non dovete essere super super precise. Servirà a dare tridimensionalità al make-up, anche se, cioè, non si vedrà tantissimo perché i glitter copriranno un po' quasi tutto, quindi anche se non siete precise, magari andate in questa zona, non vi preoccupate perché tanto poi verrà completamente coperta dai glitter. Io infatti non mi vedrete mai colorare questa parte qui perché appunto non mi serve, perché verrà coperta. Tac tac, in 2 minuti l'ho fatta e adesso passo all'altro occhio. Se vedo che la voglio un pochino più intensa, poi la intensifico. Dovete stare un pochino attente a quando decidete di fermarvi, perché ovviamente dopo che avrete messo i glitter non potete più tornare indietro, perché praticamente se riandate di nuovo a sfumare questa parte qui con i glitter sopra, i glitter andranno via, perché io per questo trucco non utilizzerò una base per glitter, perché immagino che non tutti li abbiano a casa, e quindi cercherò di fare un qualcosa che tutti potete ricreare, perché comunque appunto la colla per glitter non tutti la possiedono. Perfetto, adesso vedete praticamente la sfumatura, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso passiamo alla parte più divertente, ovvero i glitter. Vi faccio vedere io che glitter sto usando, se riesco a trovarli ovviamente. Allora, io per questo make-up utilizzerò principalmente i rosa e i ciliegia, quindi lui e lui. Non so se hanno un nome particolare. Questo è appunto il prodotto che sto utilizzando. E questi sono i colori. Io appunto utilizzerò il rosa super cangiante e il ciliegia, che sono secondo me bellissimi. Anche il bianco è stupendo, il blu invece non l'ho ancora mai utilizzato. Ok, spero di essere a fuoco perché ho messo il fuoco manuale, non automatico, quindi spero stiate riuscendo a vedere qualcosa. Come base per far appiccicare i glitter utilizzerò il correttore, e penso che un po' tutti abbiamo un correttore a casa, e utilizzerò la parte piatta di questo pennellino, quindi la parte, diciamo, a lingua di gatto, come si dice su YouTube. Quindi quello che faccio è aprire questo cosino qui e mettermi del prodotto
sulla mano, così semplicemente. Richiudo ovviamente il prodottino e poi con la parte piatta del pennello lo prelevo un pochino. Metto sulla palpebra, lo appoggio. Quello che faccio adesso è guardare in alto, così vedete che appunto si è stampato qua, è fin dove il mio occhio si apre. E quindi adesso quello che faccio è ricreare una cut crease, che è praticamente quella cosa che vedete sempre su Instagram, che è fighissima da vedere, però ogni volta che io la vedevo dicevo: oh mio Dio, è complicatissima, io non riuscirò mai a fare cose di questo tipo. In realtà non è troppo troppo complessa, perché quello che dovete fare è stare un attimino attente e avere un pennello piatto come questo. Se non avete un pennello così, ragazzi, è impossibile. Non ci riuscirete mai, perché per esempio fare una roba del genere con questo tipo di pennello è impossibile. Ok, oh, ho sbagliato. Ok. Qua lascio un po' sfumato perché in realtà non andremo fin fuori, fin fuori. La parte che noi interessa è appunto questa, l'interno, l'inner corner, come si dice in Americans. Ok, io lo porto anche un po' qui, perché mi piace che i brillantini si appiccichino anche qui. Bene, quando abbiamo fatto questa roba, so che non è precisissima, però ragazzi, si fa quel che si può. Quando abbiamo ottenuto questa appunto cut crease, quindi la nostra base appiccicaticcia, ci andiamo ad applicare i glitter. E io quello che faccio è tranquillamente prenderli proprio con il polpastrello, tranquillamente, e poi li appiccico appunto sulla palpebra. Allora, io cerco di dividerla un po' a metà, quindi la parte esterna metto questi qua più scuri, mentre nella parte interna metto quelli più chiari per dare più chiari, per cercare di dare un effetto un po', non so, gradiente, ecco. Come vedete, i glitter si appiccicano tranquillamente anche senza appunto una colla per glitter. Se non avete una colla per glitter, ma avete una colla per ciglia finte, va bene uguale. Cercate di stenderne poca poca, perché altrimenti viene un casino, viene una schifezza. Diciamo che questo è un po' l'intensità che voglio, perché voglio una cosa carina che si veda, ma neanche troppo sbam. Ovviamente se avete le unghie lunghe, ragazze, sarà un po' difficile, dovrete aiutarvi con un pennello. Io le ho dovute tagliare perché mi si stavano spezzando, quindi mi sono un po' facilitata il lavoro. Ok, cerco di portarlo anche vicino all'altro per fare una sfumatura fra i due colori, quindi fra il colore più chiaro e il colore più scuro. Come mascara utilizzo lui, che mi piace abbastanza. Potete anche applicare l'eyeliner, però quando io ho i glitter sugli occhi, l'eyeliner mi viene sempre un po' una schifezza, perché giustamente non scivola tranquillamente lo scovolino. Però se volete, ovviamente potete fare quello che volete. Io quello che vi consiglio è, magari se avete una cena, un qualcosa di importante, una cosa un po' carina, applicate delle ciglia finte, perché questo make-up con delle ciglia finte è veramente bellissimo, è veramente, veramente molto molto bello e rende di più. Quindi se avete la possibilità, mettetele. Bene, adesso prendo un po' di cipria e la passo qua sotto per appunto togliere magari se sono caduti dei glitterini, così. Ieri ho ricreato questo look e quindi ovviamente avevo i glitter, e stamattina, nonostante io mi sia lavata la faccia 1000 volte, i glitter sono rimasti, quindi cerco di levarne un po' se sono incastrati con questa spazzolina. E adesso tranquillamente faccio le sopracciglia. Ok, adesso passiamo a concludere la base appunto del viso, quindi faccio un po' di contouring e utilizzo questa terra qui di questo kit di I Art Revolution. Sì, ovviamente come prima vi ho detto trovate tutto giù nell'info box. Faccio una sfumatura molto molto leggera, anche
Questa terra mi piace tantissimo, infatti si vede perché è bucata, perché è fredda. Io preferisco, essendo molto chiara, utilizzare delle terre abbastanza freddine d'inverno. D'estate cerco anche di utilizzare magari dei bronzer un pochino più caldi, un pochino più, sì, più caldi, mentre d'inverno preferisco qualcosa di un pochino più freddo perché le terre fredde, danno un'ombreggiatura al viso più naturale, come se appunto fosse veramente un'ombra lì sul viso. Quindi faccio una roba proprio ta ta ta, super super veloce. Mi chiedete sempre come faccio ad avere quelle guanciotte così luminose, che blush uso. In realtà non è il blush che me le rende luminose, ma ovviamente è l'illuminante. Comunque, come blush sto utilizzando lui di Essence, è un fucsino e ci sta molto bene con questo make-up perché appunto è sui toni del rosa. Quindi io in realtà abbondo col blush, ne metto veramente sempre tanto tanto tanto. Perché mi piace avere le gote roselline e mi piace soprattutto essere molto molto luminosa. Bene, adesso come illuminante utilizzo lui, che è, ragazzi, è un illuminante fantastico. Io ho il Mary Lumanizer, è un po' diverso perché questo è un pochino più caldo, più champagne. Il Mary Lumanizer è un pochino più freddo, però lui è... C'è tale e quale al Mary Lumanizer, costa 20.000 volte meno, però è ottimo, è buonissimo come quello, non ha veramente nulla da togliere. Quello che faccio io per mettere l'illuminante è sorridere e fare questo, cioè questa zona qui, da qui a qui. Così quando sorrido, quando mi muovo, le guanciotte sono luminose. E a me è una cosa che proprio piace tanto, mettermi l'illuminante. Lo metto spesso sia quando faccio dei video per voi su YouTube che quando devo uscire di casa tranquillamente. E quindi sì, metto il mio illuminantino. Voilà! Adesso l'ultima cosa che manca in questo make-up sono le labbra, quindi scegliamo un rossetto. Io nella foto che vi ho pubblicato su Instagram avevo un rossetto abbastanza scuro. Questa volta preferirei mettere un rossetto un pochino più chiaro. Eccolo qua, sono riuscita a trovare Velvet Teddy e quindi metterò lui che è appunto un nude. Matte, molto molto carino, ha un profumo buonissimo. Tutti i rossetti di MAC secondo me hanno un profumo buonissimo, veramente veramente molto molto buono. E quindi passo all'applicazione del rossetto. L'ho messo un po' alla cavolo, lo ammetto, però vabbè, l'importante è averlo messo. Adesso mi sciolgo le trecce ai cavalli. Ballano. Eri ancora rimasto qua il fondotinta. Correttore. Ok, benissimo, quindi questo è il nostro make-up look finito, finale. Mi è piaciuto moltissimo, io lo trovo molto molto carino, super festoso, ma alla fine comunque portabile nonostante tutti i glitter che abbiamo messo su. Lo trovo molto molto femminile, raffinato, abbastanza semplice da realizzare e abbastanza veloce più o meno, pensando che comunque abbiamo messo dei glitter. E quindi nulla, questo è il make-up look, adesso passiamo alle acconciature. Alle acconciature, quello che vi servirà sono degli elastici, questi qua più grandi, e poi gli elasticini, quelli piccolini, quelli trasparenti.